Benvenuti questa sera qui al campo sportivo della Romulia che vedrà affrontarsi Alba Roma contro Lokomotiv Casilina. Andiamo in ordine con le formazioni per l'Alba Roma: Canepa, Casanica, De Santis, Simone De Santis, Valerio, Esposito, Lopresti, Mininni, Minutello, Recchioni, Scuteri e Tarquini. Mentre per quanto riguarda il Lokomotiv Casilina, i titolari sono Amato, Barone, Bartoli, Bellini, Berardino, Cicchetti, De Nucci, Di Geronimo, Gatta, Mele e Rizzi. Quasi tutto pronto, stanno scegliendo con il lancio della monetina campo o palla. Qui intanto vediamo la disponibilità per la regia, l'occhio di falco Massimo Montiroli e la vostra voce di questa sera Fabrizio Branco. Ricordiamo che al campo Ivo Di Marco della SSD Ottavia, sempre intorno alle 21 e un quarto, si gioca invece Lupa Amatori contro Old Soccer Club Monterotondo, gara valida per la seconda giornata del campionato EIFA Over 45, diretta sulla pagina Facebook Campionato Elite. Quasi tutto pronto, ora prendono il posto la terna, prende il posto la terna arbitrale e aspetteremo il fischio d'inizio. Da sinistra verso destra il Lokomotiv Casilina con una tenuta arancio, mentre da destra verso sinistra l'Alba Roma in una tenuta blu. Eccolo il calcio d'inizio, tutto pronto, 0-0, iniziano ora con Gatta in difesa, alto subito il pressing dell'Alba Roma. Vediamo una difesa a 3 per quanto riguarda il Lokomotiv, che ora prova a sviluppare il gioco sulla fascia sinistra, ma viene subito bloccato. Subito invece l'Alba Roma, che ha deciso di portare un pressing molto alto, cercando di non dare la possibilità di impostare il gioco. Ora per vie centrali, per Mininni che cerca l'imbucata centrale. Attenzione al gioco duro. Rimessa laterale Alba Roma sul lato destro dal nostro punto di vista. Giocano vicino, ora cercheranno lo scambio, un triangolo che porta al limite dell'area di rigore, una palla interessante ma niente di fatto. Recupera il numero 19, pronto ad impostare, ma vediamo la difficoltà nel gestire questa palla con il pressing altissimo. Ma ora lancia il suo compagno sulla fascia sinistra, Mininni a rincorrere, 2 contro 3, attenzione in mezzo, la situazione è interessante, la palla arriva, tutto libero, tenta il tiro al volo, ma non riesce, il doppio tiro, il palo! Grande occasione subito Lokomotiv in avanti a sfruttare l'inferiorità numerica su un cross velenoso che non trova nessuno per il colpo di testa e peccato la svirgolata con il destro volante che poi si stampa sul palo e nulla di fatto. Ora il tiro da fuori, colpita malissimo, la palla si spegne sul fondo. Imposta ancora con il numero 6 l'Alba Roma. De Santis in possesso palla. Va a cercare per vie centrali con il numero 8. Si appoggia sul lato destro ancora una volta. Ma non trova un controllo felice. Minutello, che viene costretto a rifugiarsi in fallo laterale. Ancora Alba Roma in possesso palla. Non controlla benissimo. Prova il contrasto. Ora il numero 3, attenzione a queste palle, ma esce bene con il numero 7 Canepa. Vediamo se sviluppano il gioco su vie laterali. Ora
provato a chiudere il triangolo, ma niente di fatto. E ora l'Alba Roma, scusate, ora il Lokomotiv. A quanto pare cerca queste azioni in velocità, rimpallo fortuito e dentro l'area di rigore, prova il tiro chiuso da tutta la difesa, Minini copre, fa la guardia e dà la possibilità al proprio portiere di recuperare il possesso palla. La gioca vicino verso De Santis, ancora Minini. Ancora il numero 6 dell'Alba Roma che sale forte. Ora vede l'imbucata, ma Gatta va a chiudere. Attenzione ai rimpalli. Situazioni pericolose. Si va per l'estremo difensore Rizzi del Lokomotiv che allarga subito. Ora lato sinistro scelto da parte dell'Alba Roma, del Lokomotiv. Lo vede laterale destro, purtroppo il lancio non raggiunge destinazione, si spegne a metà strada e dà la possibilità all'Alba Roma di reimpostare l'azione. Ora il numero 3. Viene buttato giù Canepa, ma non viene fischiato il fallo. E ora recuperano palla il numero 3 Recchioni, che gioca vicino con il 18, ora per vie centrali si ritorna da Mininni. Attenzione a questi passaggi, sale ancora forte il Lokomotiv. Mininni, che giocata, riesce a liberarsi del pressing, ora in profondità vediamo la palla un po' corta, non riesce a trovare i piedi del proprio compagno e dà ancora la possibilità al Lokomotiv in qualche modo di recuperarne il possesso. Ricordiamo, proprio ora ha smesso di piovere, cielo sereno, abbastanza aperto, e una partita che non sembra avere difficoltà, almeno per quanto riguarda la tenuta del campo. Ora per vie centrali con il numero 28 il Lokomotiv, giocata di prima sul lato sinistro. Prova l'imbucata centrale, non felicissimo il controllo di Mininni, ancora Lokomotiv, lo vede ma viene intercettata questa palla, viene chiesto il fallo di mano, nulla di fatto, il numero 28 con l'esperienza ci mette il fisico. Attenzione a questa palla verso Canepa, attenzione, si allunga troppo e alla fine la palla raggiunge Rizzi senza nessun problema. Ora il numero 6 del Lokomotiv, Amato, che gira verso Gatta, ora verso il 98, cercano di triangolare sulla fascia per portare poi la palla filtrante che può arrivare magari un cross interessante dalle fasce. Ora situazione un po' confusa, ma pronta a ripartire, largo sulla destra, non lo vede, lancia sulla sinistra, preferisce, ma Mininni anticipa ancora una volta. Ricordiamo, un giocatore con tanta esperienza in difesa può essere molto utile soprattutto in questi tornei. Per vie centrali viene toccato male l'arbitro, a un passo va a fischiare il fallo, non dà neanche la norma del vantaggio. Ricordiamo, questa è la quarta giornata di UEFA Super League e si vanno ad affrontare rispettivamente la nona posizione con l'Alba Roma e l'ultima posizione del Lokomotiv Casilina. Quindi sicuramente tanta voglia di riscatto da parte del Lokomotiv e voglia di punti da parte dell'Alba Roma per cercare di risalire la classifica. Numero 2 cerca l'anticipo e in qualche modo forse riesce a chiudere, così è. E si ripartirà dal portiere. Largo sulla fascia sinistra, ora vediamo come intenderanno portare questa palla spalle alla porta con il numero 9, l'Alba Roma, vediamo se si gira, vie centrali, questa volta scelgono, probabilmente aprirà lungo, eccolo l'apertura, Rizzi che esce, legge benissimo questa azione e va a coprire subito. Ora il numero 8 del Lokomotiv, Bartoli, che prova a liberarsi della marcatura asfissiante dell'Alba Roma, che ora è un po' più attendista con una difesa a 4, si va a chiudere
si allargano gli attaccanti del Lokomotiv invece che cercano lo spazio. Attenzione a Kama che riesce a servire il numero 9. Attenzione, vediamo se riesce a prendere la palla. Uno contro uno, il portiere interviene in qualche modo, la palla rimane lì. E alla fine è il Lokomotiv Casinina che riparte. Il numero 6 in copertura si rifugia verso il proprio portiere. Va per il tiro al volo, ma la palla rimane lì. Pericolosa questa palla. Attenzione alle gambe alte. Il 98 per vie centrali. Ora devono girare palla veloce, ma preferisce l'imbucata centrale. Bello questo assist ad aprire sul numero 11. Denucci che ora andrà al cross. No, passaggio raso terra, non controllato benissimo. Ancora Denucci. Ritorna la palla verso di lui, ora verso il numero 8, lo scarico per allargare sulla fascia, ma non c'è lo scambio. Buono il dribbling, giocatore dell'Alba Loma, attenzione a un fuorigioco di rientro, probabilmente non proprio chiarissimo del numero 9. Forse aveva fatto in tempo Scuteri a togliersi dalla situazione di fuorigioco, ma non era di questo avviso il guardaline. Largo Gatta sulla destra, non raggiunge la palla. Canepa ancora su questa fascia, vediamo in velocità. Canepa riesce a bruciare il numero 6, ora si deve accentrare, vediamo se recupera il numero 6. Limite dell'area di rigore, vertice, vediamo in mezzo lo scarico, ora dovrà tirare il tiro ma perde il piede d'appoggio sinistro e regala una ciambella comoda a Rizzi. Peccato, scivolato sul piede d'appoggio, non ha avuto la forza necessaria per il pensieriere Ricci e la palla che rimbalza senza un se e senza un ma. Possesso sbagliato ora Lokomotiv. Decimo minuto di questo primo tempo, ancora 0-0, per ora non troppe situazioni salienti. Dobbiamo dire forse l'Alba Roma un po' più pericolosa. Vediamo ancora Canepa che li supera tutti. La palla rimane al limite dell'area di rigore. Un dribbling, attenzione, uno contro uno con Rizzi. Difende bene il 28 che va in soccorso del proprio portiere. Si lamentano un po' per un contrasto. Mele è andato ad aiutare Rizzi e ora sarà calcio d'angolo. Salgono i saltatori. E ora il cross in mezzo, bello questo cross, attenzione il portiere pronto ad uscire, il numero 2 tenta il tiro al volo, non c'è, alto sopra la traversa. Sarà di nuovo Rizzi a rimettere la palla in campo, vediamo se sceglierà una ricostruzione dal basso piuttosto che un lancio lungo. Quanto pare sarà di nuovo un'azione che verrà costruita passo passo per portare tutti i suoi giocatori in attacco. Vediamo come si vanno ad allargare e a disporsi in tre sulla linea difensiva dei quattro difensori dell'Alba Roma. Ora il numero 6 la mette giù, contrastato, pressing, grande uscita con un dribbling, un cambio di direzione con il corpo, palla verso Gatta, grande la visione periferica del numero 24, palla in mezzo, in qualche modo il 6, il 19 va al tiro col sinistro ma debole, ampiamente al lato, non degno sicuramente di nota. Ricordiamo invece il portiere con il numero 1 dell'Alba Roma è Casanica. Ora per vie centrali con il numero 18. Va lancio lungo ad aprire sul lato destro, Rizzi tenta un'uscita timida ma con difesa piazzata ha deciso sull'opzione più sicura, quella di rientrare, e ora possesso Lokomotiv che cerca in qualche modo di portare pensiero ai giocatori dell'Alba Roma. Ricordiamo che queste partite di solito sono decise da piccoli episodi, quindi bisogna avere la concentrazione giusta per portare a casa i tre punti, perché basta una minima distrazione
per causare il fattaccio. Ora l'Alba Roma, non si capiscono, numero 3 con Canepa. Ora il numero 98 pressato bene dal 4 dell'Alba Roma, l'ultimo tocco sembra proprio dell'Alba Roma. Giusta la decisione del guardialinee che ha visto bene l'ultimo tocco. Di Esposito, ora Gatta con le mani verso il suo compagno con il numero 6, girano per vie centrali, cambiano lato, passaggio dopo passaggio, vanno per quello lungo, il 3 ben attento, colpo di testa che va a portare il possesso verso Canepa, contrasti duri per questa volta vinti dal Lokomotiv. Vediamo il 19, ma recupera bene. 18, forse una spinta su De Santis. Di Geronimo commette fallo con una leggera spinta. Viene costantemente cercato Canepa da parte dei suoi compagni, forse vorranno sviluppare sulle fasce il loro gioco, l'Alba Roma. Ora Mininni deve portare palla, far salire un po' la squadra. Eccolo il lancio lungo ad aprire, provando a scavalcare la difesa del Lokomotiv, ma è ben piazzata, ben attenta. E sarà un lavoro molto duro superarli con questi lanci, forse dovranno cambiare un po' il loro schema di gioco, portare un po' di più il possesso palla per vie centrali e poi allargare improvvisamente a cercare lo scatto dei propri compagni. La palla esce, non riesce a tenere la palla il Di Geronimo in campo dopo uno stop di petto non felicissimo, e sarà Recchioni a battere questo fallo laterale, subito rimessa in gioco verso Mininni. Ora fraseggiano i due, De Santis ora per vie centrali, gioco di prima, ancora un tocco di prima verso Mininni che la tiene. De Santis, attenzione al pressing, l'allarga, come detto sarà questo probabilmente il gioco dell'Alba Roma, quello di giocare tranquillamente sulla difesa per poi portare queste palle lunghe ad aprire come un ventaglio. Attenzione all'aggressività del numero 4 che non trova assolutamente la palla, trova solo il corpo Esposito, e viene giustamente fischiato un fallo di punizione, può ripartire il Lokomotiv. Mentre i portieri rispettivamente Lokomotiv tenuta nero e arancio, mentre Alba Roma tenuta rossa. Finora poco impegnati, diciamo il più impegnato al momento è Rizzi del Lokomotiv, che si è fatto trovare pronto nelle situazioni più complicate. Ora il numero 6, il Lokomotiv, Amato per Gatta, provano a sviluppare il gioco su questa fascia. L'Alba Roma non consente assolutamente questa linea di passaggio e sono costretti a ricominciare tutto da Rizzi. Attenzione a questo pressing. Attenzione a non perdere queste palle, come abbiamo detto prima. Ricordiamo che in questo campionato basta un piccolo errore per mettere in difficoltà tutta la squadra, quindi concentrazione per gli 80 minuti più recupero, altrimenti basta poco. C'era la norma del vantaggio, ma viene steso. Viene steso da parte di Esposito, il giocatore del Lokomotiv, il 98, Berardino. Ora l'8, Bartoli. Buono l'anticipo, l'uscita aggressiva, ora se l'allunga,
palla da una parte, corpo dall'altra. Non c'è nessuno in mezzo, deve aspettare un attimo, deve temporeggiare, ma va a rimediare un ottimo calcio d'angolo. A volte in questi campionati c'è troppa fretta di portare la palla in area di rigore e non si ha la possibilità di passarla a nessuno, perché è troppo precipitosi. Ora calcio d'angolo. Tutti i giocatori nella metà campo del Lokomotiv. Prova a liberare, malissimo al centro. Attenzione a Minini da fuori aria. Tenta il tiro, sbilanciato, corpo all'indietro. In qualche modo però il possesso ancora Alba Roma sul lato destro. E ora un nuovo cross. Attenzione, la palla rimane lì. Si prova a girare. Di sfondamento. In qualche modo il Lokomotiv si salva. Attualmente in difficoltà il Lokomotiv. Sembra non poter uscire da questa situazione.